Uniti per la Costituzione si presenta alle elezioni regionali del 27-28 ottobre per dare maggiore rappresentanza a coloro i quali si ritrovano nei principi della Costituzione, in una regione, la Liguria, che ancor prima di programmi elettorali ha bisogno di legalità e trasparenza. Una lista Uniti per la Costituzione che si pone in maniera alternativa a centrodestra e centrosinistra. Dei signori del no, insomma, per quanto riguarda tutti quei comportamenti che favoriscono i pochi, che però fanno cose pagate da tutti, come i grandi progetti inutili. Uniti per la Costituzione nasce prima in Parlamento quando alcuni parlamentari si sono rifiutati di dare la fiducia al governo Draghi, poi ha partecipato alle ultime amministrative ed è presente in alcuni comuni Liguri e adesso abbiamo deciso di presentarci alle elezioni regionali perché riteniamo che il centrodestra e il centrosinistra non garantiscano sui temi importanti, i grandi temi del nostro tempo, una reale rappresentanza delle opinioni dei cittadini. Penso ad esempio alla mancanza di coraggio delle prese di posizione di questi due schieramenti sulle questioni che attengono ad esempio alla guerra che incombe alle nostre porte e che ha delle influenze importantissime anche per la nostra regione basti pensare ai costi sempre aumentati dell'energia ma di tutte le bollette di qualunque utenza che derivano proprio dalle sanzioni internazionali che improvvidamente il nostro governo ma anche la nostra opposizione hanno voluto nei confronti dei prodotti del gas ad esempio della Russia e questo comporta appunto un impoverimento generale e noi a livello regionale voi pensate che cosa succederebbe se il 27 e il 28 ottobre ci fosse un'affermazione di un per la Costituzione c'è cioè un partito che osa dire eh, che questo non va bene, che queste sanzioni internazionali non vanno bene, che quindi la regione Liguria si colloca. Eh, in una posizione per dire al governo nazionale basta a questo impoverimento ma noi soprattutto teniamo anche alla legalità perché abbiamo candidato Nicola Morra che è l'ex presidente della commissione antimafia perché in Liguria c'è bisogno di legalità c'è bisogno di trasparenza c'è bisogno di democrazia partecipata questo è un altro punto che noi mettiamo nel nostro programma eh, vogliamo che tutte le grandi opere qualora siano utili siano discusse prima con i cittadini e col territorio a proposito di grandi opere noi noi vogliamo una moratoria generalizzata su tutte queste opere perché noi non ci fidiamo assolutamente delle decisioni che, hanno preso, che ha preso la classe dirigente eh, che ci ha governato fino, fino a ieri e quindi vogliamo rivisitare e rivedere tutto per essere certi che ogni soldo speso di spesa pubblica sia utilizzato nell'interesse dei cittadini e con un contemperamento degli interessi tenendo conto anche e soprattutto degli interessi ambientali oltre che quelli economici dei cittadini.